grazie Cerfiriti per l'invito che ho accettato anch'io con molto piacere, tanto più appunto dopo la sentenza di un paio di giorni fa, che comunque mi trova completamente d'accordo con la lettura e la posizione di Enzo Cucco. Nel mio contributo proverò a condividere con voi delle riflessioni che sono parte di una ricerca che è in corso e che quindi diciamo, espone anche delle ipotesi, delle riflessioni precarie che spero appunto anche con la presenza, per me è una fortuna avere Enzo Cucco di fianco magari di in qualche modo indirizzare anche di rafforzare, perché questo intervento, questa ricerca voleva provare da una prospettiva storica a ricostruire i passaggi dentro e fuori il Parlamento che hanno portato alla legge 164 dell'82, mettendo 64 dell'82, mettendola in relazione con gli aspetti ambivalenti che da subito hanno accompagnato questa norma, fino appunto a farla implodere come abbiamo ben visto, e fino anche a farla sembrare a un certo punto quasi in contraddizione con un diritto individuale che invece voleva in qualche modo tutelare. Senza voler in nessun modo vanificare quello che per me, per molti immagino sia un dato di fatto, cioè il fatto che la legge 164 costituisca un importante risultato di una battaglia condotta in prima linea dalle persone transessuali che rivendicavano il diritto di poter cambiare il proprio aspetto anatomico in conformità con questo i nomi sui documenti e che quindi reclamavano banalmente, potremmo dire, un legittimo diritto di cittadinanza che veniva negato dal voto legislativo fino al 1982, come anche Romagnina naturalmente raccontava, oltre a rimanere da allora ancora l'unica legge nell'ambito dei diritti delle persone LGBT. Tuttavia questa legge reca a mio parere in sé il fatto di essere stata anche un oggetto di negoziazione da un lato tra i soggetti direttamente interessati e le forze istituzionali che se ne fecero promotrici e in particolare il Partito Radicale e dall'altra tra le forze partitiche stesse che arrivarono a mio parere a dei risultati forse abbastanza differenti rispetto a quelle che furono quelle che erano state le intenzioni iniziali dei proponenti e quindi appunto del Partito Radicale e di De Cataldo che se ne fece promotore in Parlamento. Noi sappiamo che questa legge viene approvata il 14 aprile dell'82 dopo un iter durato circa tre anni quindi che segnano l'inizio, convenzionalmente appunto si fa, ma anche non convenzionalmente, si fa risalire l'inizio della soggettivazione politica del movimento transessuale nel 79 durante l'arcinota protesta alla piscina milanese e che corrisponde anche dal punto di vista temporale con una sentenza della Corte Costituzionale, la cito perché mi piace anche pensare che le cose migliorano poi ovviamente nel tempo, che ribadiva una precedente sentenza della Corte di Cassazione del 72 che poneva un ostacolo insormontabile alla procedibilità delle azioni per il cambiamento di sesso, sul quale le persone transessuali si erano appoggiate fino a quel momento per appunto poter cambiare i propri documenti, facendo leva sull'articolo 454 del codice civile che era contenuto nel primo libro del codice civile intitolato delle persone e della famiglia per il decreto del 38 e che rendeva possibile appunto il cambio, la ratifica degli atti di stato civile in caso di omissioni, errori e smarrimenti. Voglio sottolineare il fatto che a mio parere il movimento transessuale che poi nasce dalle pieghe di quelle proteste che dal 79 iniziano a crescere portando alla nascita di moltissimi gruppi transessuali nelle principali città italiane nasce negli anni 70 ma per le caratteristiche che sviluppa anche nel corso degli anni 80 si avvicina anche ai nuovi movimenti
di questa nuova stagione di proteste, e in questa c'è proprio una predisposizione maggiore ad interloquire con dei soggetti politici istituzionali, e chi coglie appunto maggiormente questa disponibilità sarà appunto il Partito Radicale per tramite del Fuori, che immediatamente dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 79 aveva iniziato a stilare, se non sbaglio, una proposta di legge proprio per il cambio di nome. Quindi è nel febbraio dell'80 che il deputato radicale De Cataldo diventa promotore ufficiale insieme a molti altri deputati radicali della proposta di legge che aveva come obiettivo specifico la modifica del cambio di sesso, sì, ma notiamo bene, di sesso anagrafico, non corporeo. Quindi la proposta di De Cataldo, la proposta di legge De Cataldo, in realtà non è quella che noi conosciamo nella sua totalità, ma era intenzione dei radicali portare alla modifica di quell'articolo 454, permettendo il cambio, la ratifica, non soltanto più in quella casistica che ho omissioni, errori e smarrimenti, ma, diceva la proposta di legge, in tutti quei casi in cui la realtà attuale non compare più conforme a quella che fu accertata al momento della nascita, senza nominare cambiamento, modificazioni corporee, tantomeno di sesso. Sarebbe interessante, non c'è probabilmente il tempo, soffermarsi proprio sul linguaggio che De Cataldo utilizza nel suo primo intervento alla Camera dei Deputati del febbraio dell'80 per convincere i suoi interlocutori, perché l'obiettivo dei radicali era proprio quello di arrivare a un'approvazione il più rapidamente possibile. Sottolineo però il fatto che fra appunto le ragioni per convincere i suoi interlocutori, De Cataldo fa riferimento alle sentenze che avevano fino al 79 approvato il cambio del nome anagrafico, dicendo che l'avvenuta modificazione sessuale era avvenuta non come espressione di libera e arbitraria scelta della persona interessata, ma come terapia e interventi chirurgici volti ad assecondare una naturale tendenza o evitare effetti negativi sulla salute, concludendo che queste persone recavano su di sé il peso di un errore di natura. Ci tengo anche però a dire che si nota in questo periodo un doppio registro dei deputati che si trovano a discutere di questa legge, perché da una parte questo è il registro prevalentemente utilizzato quando si trovano in sede appunto parlamentare, altro registro è quello che le stesse persone utilizzano quando si trovano in contesti diciamo extraparlamentari, e in particolare a discutere quando discutono con le dirette interessate. Da questo momento inizia un continuo di manifestazioni, di momenti di visibilità pubblica. Per ogni passaggio della legge in Parlamento, fuori dal Parlamento sono moltissime, e sono anche in alcuni casi duramente represse le proteste del movimento transessuale. Il Partito Radicale costituirà un appoggio concreto, organizzativo e politico per tutti questi passaggi, e naturalmente appunto sarà un appoggio concreto. Basti pensare che la maggior parte delle fonti, che sono molteplici, che ho utilizzato, appunto che sto utilizzando, derivano dall'archivio di Radio Radicale, che contiene sterminate ore di divertentissimi, anche in certi casi, convegni, congressi e appuntamenti del movimento italiano, transessuale dell'epoca. L'intenzione appunto di far passare velocemente questa legge si incaglia in realtà non con gli emendamenti della Democrazia Cristiana, così come si temeva inizialmente, come De Cataldo comunica a un certo punto appunto in un incontro con il movimento transessuale, ma in realtà quando arriva in Commissione Giustizia i primi a proporre degli emendamenti, salvo poi ritirarli piuttosto rapidamente perché si rendono conto appunto del rischio che costituisce, e sono proprio comunisti che iniziano a proporre degli emendamenti con delle casistiche piuttosto particolareggiate. In effetti questo, nonostante poi il ritiro di questi emendamenti, porta alla Democrazia Cristiana anche a chiedere più tempo per riflettere su un argomento che per loro stessa missione non avevano in nessun modo
sconsiderato, su quale si dichiarano essere ignoranti, e salvo fare appunto proporre diciamo, un ricatto piuttosto pesante, cioè che se questo tempo non fosse stato loro concesso non avrebbero in nessun modo votato positivamente la proposta di legge De Cataldo. Quindi questa legge viene rimandata, in realtà viene rimandata solo al giorno successivo, cioè nel 2 ottobre dell'81 la proposta di legge De Cataldo verrà votata e verrà approvata. Però la Democrazia Cristiana e nella persona del governo, quindi del sottosegretario alla giustizia Garavani, se non sbaglio, appunto si decide di farsi carico della stesura di un'altra parte, di un'altra proposta di legge proprio che andasse a normare il cambiamento di sesso, perché si rendono conto che la proposta di legge De Cataldo sarebbe stato un cavallo di Troia all'interno, testuali parole, all'interno dell'ordinamento nazionale, perché appunto che non prevedeva in nessun modo il mutamento di sesso. E quindi appunto sì, sono molto interessanti anche qua i dibattiti da parte democristiana. Sottolineo solamente un fatto che mi ha colpito, e cioè che uno dei protagonisti di questo dibattito in Commissione Giustizia è Carlo Casini, democristiano, che noi purtroppo conosciamo perché è stato anche presidente del Movimento per la Vita fino a pochissimo tempo fa, quindi insomma una persona che rispetto ai diritti civili conosciamo da molto tempo, e che tuttavia appunto aveva notato che quindi, non essendo possibile il cambiamento di sesso nel nostro ordinamento, dice lui, se ammette il fatto che questo cambiamento è possibile e quindi facciamo una trascrizione appunto illegittima di un cambiamento, di un errore, di un dato anagrafico, oppure, dice lui, il Parlamento, rifacendosi a un'affermazione di un illuminista inglese, il Parlamento, dice, non può fare tutto, tranne che trasformare una donna in un uomo e un uomo in una donna. Quindi rifacendosi a questa cosa, blocca, questa è la lettura, giusto per dire anche la modernità insomma, del pensiero di una democrazia cristiana che si rifà per bloccare l'approvazione di questa legge a un pensatore del 1700. C'è da notare però che sono i democristiani a porre tutti i problemi che poi negli anni le persone transessuali e le associazioni e i movimenti transessuali si sono trovati ad affrontare fino ad oggi, ovvero sottolineano problematiche quali che sono contenute all'interno questa macro problematica del cambiamento di sesso, ovvero la sterilizzazione, le mutilazioni genitali, la capacità procreativa, la genitorialità, quindi e il matrimonio. Sono tutte questioni che preoccupano moltissimo la Democrazia Cristiana in merito alla questione del cambiamento di sesso, in fin dei conti, come vedremo, più di tutto li preoccuperà, e in questo si vedrà nell'impianto di legge che presenterà, il fatto di poter accertare quindi con estrema sicurezza l'appartenenza ad un sesso o di un altro delle persone, e che questa certezza sia in qualche modo irrevocabile, affidando quindi al pubblico ministero la decisione finale rispetto al benessere psicofisico delle persone, a quello che secondo loro doveva essere benessere psicofisico delle persone transessuali. Circoscrivendo tra l'altro il cambiamento di sesso all'interno delle problematiche di ordine pubblico. Quindi sembra in qualche modo che la questione passi da questo momento in avanti in mano democristiana, che stila in Senato una proposta di legge che viene chiamata proprio norma in materia di riconoscimento di mutamento di sesso, che verrà appunto discussa ed approvata in via definitiva nell'aprile dell'82. Accorpata con la proposta di legge De Cataldo diventerà la legge 164 dell'82 che noi conosciamo, la proposta di legge De Cataldo appunto sulla modifica dell'articolo 454.
vado rapidamente a concludere, quindi questa legge verrà approvata all'unanimità, senza nessuna richiesta di emendamenti, viene promulgata appunto pochi giorni dopo, e da subito sembra che si diveni in realtà più il simbolo, quindi di una vittoria politica, sicuramente del MIT, ma anche del Partito Radicale, che vede approvata la prima legge da loro proposta, piuttosto che una risoluzione concreta ai problemi delle persone, ai problemi vissuti dalle persone transessuali. E soprattutto, appunto, sembra non considerare centrale la tutela della salute, ma neanche, come si diceva prima, quella dell'autodeterminazione. Sembra quindi che l'approssimazione che voleva essere, diciamo, la carta vincente del Partito Radicale in realtà non abbia giocato a favore, delle persone transessuali, consegnandoli nelle mani dell'arbitrarietà dei giudici di fatto. E si vede come questo appunto succede molto spesso, in realtà come la rivendicazione di un diritto all'identità e alla libertà sessuale diventi poi nella traduzione istituzionale e legislativa, oggetto di tutela e di infantilizzazione dei soggetti. Questo l'abbiamo visto per esempio anche nella legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Viene da chiedersi perché, e forse questa è la sede adatta per porre questa domanda, il Partito Radicale non abbia voluto chiedere alle persone transessuali direttamente di mettere mano, di scrivere una proposta di legge che riguardasse più da vicino il percorso di transizione, ma va anche detto che nell'immaginario offerto dalle transessuali del MIT del periodo la richiesta molto esplicita era quella di essere riconosciute in modo piuttosto chiaro se volevano appunto vedere riconosciuta la loro appartenenza al genere femminile. Nel periodo parliamo appunto di esperienza transessuale prevalentemente al femminile. Omettendo esse stesse tutta una più ampia varietà di esperienze transessuali e transgender, anche se la parola non è anacronistica per l'epoca, però di persone che non intendevano essere riconosciute in modo esplicito a un sesso piuttosto che a un altro. Perché appunto, e tra l'altro notiamo che la legge stessa non parla mai, non nomina le persone transessuali, quindi omettendo e invisibilizzando ulteriormente i soggetti che in realtà erano al centro, erano i protagonisti dell'esperienza. Naturalmente per il proseguimento di questa ricerca che è in corso, oltre alle testimonianze, diciamo, delle persone direttamente coinvolte in questa vicenda, penso che valga la pena forse chiedersi intanto quali erano anche gli equilibri interni ai partiti, perché ricordiamo che quello era anche il periodo dei referendum dei radicali sulla legge con l'interruzione di gravidanza, che si giocava in opposizione naturalmente a quelli del Movimento per la Vita. Perché appunto sembra che nel finale di partita quello che l'occasione persa forse da parte, mi viene da dire, del Partito Radicale, perché del movimento transessuale, è stata quella forse di non essere riusciti ad intaccare la tenuta delle fondamenta della logica binaria eterosessuale che ha fortemente caratterizzato la legge 164 fino ai giorni nostri. Grazie. Grazie. Grazie a voi.